Innanzitutto, la disfunzione erettile non è una malattia, ma è un sintomo, spia di altre patologie, quali le alterazioni cardiovascolari, le problematiche endocrino-metaboliche o il diabete o malattie neurologiche. E questo sintomo può ridurre sia la capacità a iniziare l'erezione e quindi ad avere un'erezione massima che a mantenerla. Inoltre, molto frequentemente, quando si tratta non tanto di un problema psicologico ma quanto di un problema organico vero, si ha una riduzione delle erezioni spontanee mattutine che servono a riossigenare il pene. Accanto alla disfunzione erettile si associano altre disfunzioni della sfera sessuale, quali l'eiaculazione, che quando l'erezione non è completa può diventare precoce, e il desiderio sessuale. Spesso il paziente che non riesce a tenere rapporti cerca di evitare i rapporti proprio per evitare un ulteriore insuccesso.